chiamo Squadriti Federico, ho 60 anni e ho passato tutta la mia vita qua dentro. Questa è una bottega che è in via di Ripetta a Roma ed ha aperto mia nonna nel 1953. L'apertura di questa bottega è data dal fatto che mia nonna aveva appunto due figli, mio padre e mio zio, e subito dopo la guerra lavoro ce n'era poco. Ebbe l'intuizione di mandare loro a imparare da un signore che riparava cose. E quindi andavano lì i ragazzi per imparare, per essere tolti dalla strada, per prendere qualche piccolo soldo, non era proprio una gran passione. Poi, passati 7 anni, la nonna, che era uno spirito imprenditoriale, disse: "Lo sai che apriamo una bottega?" E aprirono questa bottega qua in via di Ripetta. Per avere clienti, ci avevano dei pezzi che rompevano loro, nuovi, così, degniente, li appoggiavano nella vetrina per dare il senso che qui ci fosse qualcuno che riparava porcellane. E piano piano sono incominciati ad arrivare degli oggetti e io le scuole da piccolo le ho fatte tutte qui intorno. Il pomeriggio, quando tornavi, vedevi i tuoi genitori che stavano qua a bottega, pieni de sporco, de sudicio, sempre sozzi, il gesso. Poi vedevo anche che ci venivano delle persone che uscivano tutte col sorriso. Dico: "Caspita, ma allora le rispettano i miei, non so proprio l'ultima ruota del carro." Pulisci le spatolette un giorno, pulisci la valletta quell'altro. E piano piano, finite le scuole, ho detto: "Ma lo sai che a me piace star qua." E quindi mi hanno fatto, diciamo, una scuola extra. Raccontavano le storie della porcellana, delle famiglie che si erano succedute nel corso dei secoli a produrre la porcellana, delle varie fabbriche. E qua dentro stai qua e ti è capitato veramente di tutto. È capitato di persone che chiedevano di riparare la torre di Pisa, mi ricordo. Però prevalentemente l'attività si svolgeva qua dentro. 16 metri splendidi, 16 metri quadrati. E quindi abbiamo sempre lavorato e devo dire che abbiamo seguito l'onda della moda, in quanto a un certo punto negli anni 80 è arrivata la moda delle bambole. Bambole che non sono autoctone dell'Italia, perché le bambole sono per i climi freddi, per i bambini, perché normalmente qui le bambine e i bambini giocavano all'aperto. E quindi hanno incominciato a portarle bambole, 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 bambole. Finché questo posto è diventato agli occhi e al pensiero delle persone come un negozio, l'ospedale delle bambole. Ospedale delle bambole che potrebbe far ridere, però quando la gente portava qui i loro oggetti, bambola, in effetti li salutavano come se lasciassero un parente. E quando le riportavano, devo dire che c'era uno sguardo differente di chi ritira un oggetto di porcellana anonimo. Quindi i nostri lavori non sono rivolti, io dico sempre i nostri perché intendo il negozio, anche se purtroppo ormai ci sono solo io qua dentro, però sono rivolti i nostri lavori a tutti, non all'elite, non alla fascia alta. Riparo, ripariamo, riparo anche piatti da 15 euro, 10 euro di riparazione, il soldatino. Quindi abbiamo sempre tenuto il contatto con quello che siamo noi, la terra, la base. E io sono così orgoglioso di poter continuare, spero per tanto tempo, un'attività che è rimasta identica a quando mia nonna l'ha aperta. Qui ci sono gli stessi scaffali, le stesse porte, gli stessi vetri che toccava mia nonna. Però devo dire che la gente quando entra qua dentro ritrova la sua infanzia e viene forse non tanto per attaccare un oggetto o ripararlo, ma per stare in un ambiente come l'ambiente che adesso non esiste più. E questo fa uscire molti col sorriso, a prescindere dal lavoro che portano o da quanto pagano, e alle volte non lo controllano nemmeno quando come è venuto. Dicono: sì, bellissimo", e escono. Io credo che lo facciano molti per stare qua dentro qualche minuto. E questo è piacevole.